Buonasera a tutti. Benvenuti a questa serata di Pastorando Blues. Mi sembra che vada bene. Alcune informazioni di servizio. Questo è il primo incontro, ne faremo altri tre il 17 febbraio con la Cecilia Bonassi e Stefano Caputi, mi sembra, si chiama Stefano. Il 16 marzo un caro Franco Cerri, che è un concerto in ricordo di Franco Cerri, e il 19 aprile il Macaia Parade Day, che è musica di New Orleans, quindi sono i tre appuntamenti che dovrebbero concludere il Pastorana Jazz e Blues, ma in realtà cercheremo di fare ancora un appuntamento a maggio, ma non abbiamo ancora stabilito le cose. Stasera abbiamo, ricordiamo la giornata, questa giornata dell'Olocausto, e abbiamo messo dei volantini del riservato, c'è una poesia di una persona che è stata uccisa in un campo di concentramento. Passo adesso la parola al signor sindaco e poi arriverà la musica. Buonasera a tutti. Benvenuti a tutti quanti, pastoranesi e non pastoranesi, ci fa sempre piacere essere qui in tanti, che ci sia attenzione verso il nostro paesello. Vorrei dimostrare tutta la nostra inclusione e la nostra volontà, il nostro piacere di avervi a Pastorana, nel ricordare che dal momento che questa amministrazione si è instaurata abbiamo dato questo segnale: le porte del comune, tutte e due le ante, sono aperte. Questo è voluto proprio essere un significato per dire che venite, che vi accogliamo sempre molto gradevolmente. Questa sera onore a Ivan e alla band, merito a chi tocca, alla Proloco, a Gabazzana Blues, che ci permettono di essere qua e di godere di questo spettacolo. Non vado oltre, grazie, e ci diamo poi appuntamento. Aggiungo solo un ringraziamento al comitato organizzatore, alla Monica, a Giovanni, a Riccardo, che diciamo in questi due anni stanno contribuendo alla riuscita di questa manifestazione. Adesso entrano i nostri Ivan e i White Boy. Un secondo, signori, che prendiamo posizione, quindi abbiate pazienza solo un secondo, state pure in religioso silenzio, naturalmente. Mi è anche stato dato un compito questa sera, visto che, come è stato detto, ricordiamo la giornata della memoria, e quindi mi sarà dato il compito di leggervi una poesia di Pavel Friedman, l'ultima, proprio l'ultima, di un giallo così intenso, così assolutamente giallo come una lacrima di sole quando cade sopra una roccia bianca, così gialla, l'ultima volava in alto leggera, aleggiava sicura per baciare il suo ultimo mondo. Tra qualche giorno sarà
già la mia settima settimana di ghetto. I miei mi hanno ritrovato qui, e qui mi chiamano i fiori di ruta e il bianco candeliere del castagno nel cortile. Ma qui non ho visto nessuna farfalla. Quella dell'altra volta fu l'ultima. Le farfalle non vivono nel ghetto. Yeah.
greatest broken dance on one, one, two, three, five, four, five, six, seven, I hit a moan. I pull to the front, start to drain, and I keep the flow, I'm ready to slip. Again, I'm a thought, it's time to turn around. Speriamo di non avervi già scioccati tutti. Siete scioccati? Va bene tutto, il volume è troppo alto? Va bene, ce la fate? Sì, ok. La pressione sonora non è troppa, ma l'emozione deve passare anche da lì. Le canzoni che avete sentito, come dire, servono per scaldarci un po'. Adesso proseguiamo con una canzone che è stato il singolo del nostro ultimo disco. Tra l'altro ve lo dico già, se qualcuno di voi poi volesse portarsi, comprarsi un nostro disco, qualcosa c'è lì. Qualche cartolina ve la regaliamo volentieri, qualche adesivo, insomma, ok. Questa canzone che andiamo a fare è il singolo dell'ultimo disco che si chiama Rock and Roll Vax e la canzone si chiama Sex. Surprise, turn around and go.
survive. No one essential enough to die. As I said before, we have to hold on. Advice is needed not to choose. Tell me don't forget it too. We need sex, advice, and rock and roll. Sex, advice, rock and roll. Sex, advice, rock and roll. Ok, ok, la prossima canzone invece l'ho scritta tanti anni fa. Tutte le canzoni che sostanzialmente annuncerò, che ho scritto nei vari anni, saranno tutte comprese nei dischi che troverete lì, quindi sappiatelo già. Il nostro concerto è fatto per il 70% circa di musica originale. Siamo fra quei pochi gruppi che ancora hanno il coraggio e la voglia di scrivere della musica. Mi tolgo gli appendicoli dalle tasche, altrimenti li perdo. Quindi, la prossima canzone l'ho scritta tanti anni fa e racconta una di quelle classiche serate per noi amanti del rock and roll, quindi quelle cose fatte di motociclette, raduni, dove ci si diverte, si balla, infatti si chiama Rockabilly Night. Ma appena cambia il grado di umidità nella sala, la chitarra, come dire, si offende. E quindi, visto che i nostri corpi stanno aumentando il grado di umidità della sala, non respirate più. Tenete il fiato sospeso, così.
saremo tutti più felici. No, eccomi, dopo. Ok, la prossima canzone invece l'ho scritta poco prima che succedesse tutto il casino del 2020, quindi prima del Covid, ma come dire, quasi in modo profetico ho scritto un testo che poi è diventato perfetto per tutto quello che è accaduto, e parlava dello stare tutti insieme, di tutte quelle cose così un po' romantiche a cui io sono ancora molto legato, quindi la famiglia, tutti sono quei bei valori lì. Infatti si chiama Together Will Be So Strong. Insomma, nel 1990 io mi sono innamorato del rock and roll e da lì poi non ho più potuto smettere. Ho preso quella che mi piace chiamare la febbre del rock and roll, quindi rock and roll, rockabilly, nella mia vita no, da lì non sono mai più usciti. E faccio questo mestiere, solo questo mestiere, con orgoglio, ancora lo porto avanti anche se praticamente non ci si campa, ma comunque sia, si tiene duro, mettiamola così. Questa canzone è nata proprio lì, era il 1990, e porta ancora il nome del mio primissimo trio. Si chiama Ci chiamavamo e la canzone si chiama The Lollards. Yeah.
beat up the noise, get boring blues on the whole night. We're around the fire, and something with a great desire. In the wine, real sweet. Come on, let's go on your feet. Come on, dance, come on, scream, yeah. L'ho scritta durante il lockdown. Tutti abbiamo passato un bruttissimo periodo in quel momento, ci mancherebbe, anche se in realtà ho visto che un sacco di gente ha fatto la pizza. Non è il mio caso. Naturalmente noi musicisti che siamo abituati a stare sempre sul palco, come questa sera, in mezzo a voi, in mezzo alla gente, in mezzo a situazioni in cui siamo veramente in tanti, in quell'occasione, come dire, di colpo ci siamo trovati a casa senza più nemmeno sapere se ci sarebbe poi stato un futuro oppure no. In quel momento ovviamente passavo la maggior parte del mio tempo sdraiato in sostanza, quindi non è che avessi tanta voglia di fare qualcosa, ed è per questo che è nata questa canzone che si chiama Get Up. Signore e signori, ci stiamo scaldando anche questa sera.
le luci alogene aiutano, eh. Erano anni che non sentivo le luci alogene sulla faccia, ma vale sempre la pena di provare quella bella sensazione. Quindi, per chi non lo sapesse, che dato vuol dire alzarsi in piedi, in sostanza, era quello che in quel momento io avevo tanta voglia di fare, che ho fatto e sono qui per voi, noi siamo qui per voi.
rock and roll. Dani Franchi, chi conosce il blues lo conosce bene, Roberto lo conosce bene, ma insomma tutti gli appassionati lo sanno. Dani è un bluesman magnifico, ha fatto un paio di album veramente uno più bello dell'altro, anche se ormai oggi ha deciso di ritirarsi e ha fondato una cosa che si chiama Fattoria degli Artisti insieme a sua moglie, e fanno del formaggio di pecora fantastico e una serie di altre cose. Lui è genovese e io ho preso, noi abbiamo preso una sua canzone e ne abbiamo rifatta una versione rock and roll. Quando l'ho sentita la prima volta mi ha detto
Non posso ripeterlo, era una parolaccia. Oh, baby, what's wrong with me?
Ci sono un miliardo di differenziazioni fra ogni tipo di canzone a cui io sono particolarmente allergico, ma qualcuno dice questa canzone è uno stroll, qualcun altro ha detto è uno strollino, sono una faccia da stroll e io sostengo che sia uno strollone ed è Walking to My Baby. Someone alone.
voi pensate? Che gargamella. Se no ci muore il bambino, signore e signori, quest'uomo ha 20 anni. E finalmente un po' di giovani che ancora suonano la musica dal vivo. Io ne ho 25. Bravo! Sì, per canta. La prossima canzone invece l'ho scritta con un intento preciso. Sono uno di quelli che ha corso per tutta la vita cercando probabilmente di rincorrere qualcosa che non ho mai raggiunto e forse non raggiungerò mai, ma vi dirò, alla tenera età di 30, 35, non ero ancora nato, ma sono alla tenera età di 50 anni ho capito che non lo raggiungerò mai, ma poco male, la cosa che conta di più è continuare a rincorrerlo in modo da, come dire, rimanere vivi fino all'ultimo, ultimo giorno. Però un'altra cosa che ho capito è che invece di continuare a correre per rincorrerlo, è meglio camminare, andare un po' più calmi, smetterla di affannarsi dietro tutto questo casino che il nostro mondo continua a proporci ogni giorno, fra telefoni, social, tutto quello che volete metterci dentro. Allora ho scritto una canzone che parla proprio di queste tematiche e si chiama infatti Slow Down. Bisogna andare un po' più lentamente.
Sul serio, stiamo parlando del 1960, loro ancora erano ad Amburgo e ancora facevano il rock and roll esattamente come noi, loro erano tutti vestiti di pelle, suonavano quattro volte in una sera, dovevano assumere anche un tantino di anfetamine altrimenti non ci stavano dentro, nonostante fossero giovanissimi, uno di loro quattro non era neppure maggiorenne. John e Paul hanno scritto questa cosa ancora ad Amburgo. She was just 17, and you know the woman I feel. And the way she looked was way beyond compare. I do not dance with another. Ooh, when I saw her standing there, well, she looked at me. Yeah.
my soul, it's all that I love. Come on, do the twist, let it go, baby.
Signore e signori, qualcuno di voi conosce il russo? Bene, così non farò brutte figure questa sera. La canzone è una canzone stranissima, perché il testo è una poesia ucraina del 1800, la musica è scritta da un italiano emigrato in Russia ai primi del Novecento. Non mi raccorazzate a Potemkin. Sono sicuro che vi piacerà. Come on. Thank you.
Signore e signori, una batteria, Mr. Simon Montone!
bene, facciamo finta che sia il momento più importante della serata. E lui, con la L maiuscola, è partito come si evince dallo striscione dietro di me. Ormai più di 30 anni lo sono, come si evince dalla sua parlata, da una ridente ed operosa cittadina del nord Italia, non a caso soprannominata... Cosa rifanno, scusa? La Leonessa. Mi sembrava un cazzo un po' affamato. Comunque, la Leonessa d'Italia, avete tutti capito di quale città si tratta? Ed ha portato... Ha capito, su Pagnola? L'avevano capito tutti, nonostante la tua penosa imitazione. Allora, signore e signori, forse non tutti sanno che oggi è anche l'anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. E qui noi il nostro bambino prodigio l'abbiamo già appena presentato. Adesso presentiamo il vecchietto prodigio. Dicevo, dopo 30 anni partito, sì, adesso finisco, partito 30 anni or sono, ha portato il verbo del rock and roll in giro per tutta Italia, isole comprese, sabato e domenica comprese, e anche un pezzo in Europa, e anche fuori dall'Europa, siamo stati anche in Svizzera, signori. Il motto dovremmo scriverlo sullo striscione: testa bassa e lavorare, come dicono a Brescia. Signori, va bene, ci ha detto abbastanza cazzate. Alziamoci in piedi e salutiamo Mr. Ivan Whitefoy! Oh, yeah.
to get ready now. Go, go, go! Drop to the sound of a moonstruck tune. You can do the thing on the mind of blue sweatshirt. Blue sweatshirt, baby. Suono da mille anni, praticamente da quando ho cominciato a suonare, proprio dall'inizio inizio. È una canzone stata scritta dagli Stray Cats nel 1981. Per chi non sapesse un po' la storia del rock and roll, gli Stray Cats sono un gruppo che ha ridato vita al rockabilly negli anni 80, l'ha riportato proprio in auge in tutto il mondo facendo tour mondiali, cose insomma fantastiche. Hanno scritto una canzone che io considero ancora oggi meravigliosa, soprattutto per il messaggio. Il concetto è quello di portare il rock and roll in ogni città. Si chiama Rock This Town. Thank you.
parlare, forse per ricominciare a te, con te. Questo inizierà l'estate, come notte un po' sarà per te, per te. I ask you why, please, you just got it all. Quasi tutte canzoni originali, qualcuno no, come Oci Ciornie, che è un pezzo traditional, ovviamente la trovate più o meno come quella versione in cui suoniamo, tranne che con il maestro Castellano sdraiato per terra, quello a casa vostra non viene, giuro. La prossima canzone, dai, che insulto, sono quasi due licenziate, giusto? Dai, sto scherzando, comunque sia. Io devo darvi una notizia fondamentale, ovviamente, che siamo giunti alla fine del nostro Io vedo la disperazione dipinta sui vostri volti, vedo scene e tumulti nelle retrovie, qualcuno si strappa i capelli, io l'ho già fatto, ma non funziona, come dire, non ce l'abbiamo, però facciamo un'ultima canzone che non conoscerete ovviamente, come molte di quelle che avete sentito, quasi tutte, ma vi innamorerete lo stesso perché ormai siamo nel vostro cuore e non potete più lasciarci andare. Ecco loro. She don't know what to do. Up to the east, up to the west, she forgot there. How long has she been? I gotta get it.
insieme a noi due parole, solo due. Come on, everybody.
Ieri sera mi hanno corretto, un inglese mi ha corretto, mi ha detto sono tre. In realtà non è vero, perché nel titolo originale come on ha un'emissione, quindi diventa una parola sola. Insomma, comunque sia, sono due. Come on, everybody, è facilissimo, io farò. E voi vi mettete insieme a me, come on, everybody. Ce la possiamo fare, siete pronti? Siete pronti? Vi vedo, vi vedo. I thought I can see because it's just the way I'm up. Woo! Come on, everybody! Roba di prima scelta, Siete stati bravissimi. Ma proprio perché siete così bravi, migliorerei ancora appena appena il tempo. Così la ricordiamo meglio. Proviamola una seconda volta, sarete ancora più fighi, ve lo assicuro. Avete capito come funziona? Quindi adesso metteteci più voce. Mi raccomando. Allora, visto che ormai siete veramente bravissimi, facciamo così, facciamola per l'ultima volta. Ma questa volta dovete urlare proprio forte, ma proprio forte, perché questa cosa deve rimanere nelle cantine qua, deve riecheggiare per sempre. Allora, fuori la voce, respirate, e sempre come on, everybody. Nel 55 con questa canzone, dicendo che dopo che lui ha inciso That's Alright, che tra l'altro non ha neanche scritto lui, ma è balzato in cima a tutte le classifiche del country dicendo è nato il rock and roll. Qualche mese prima Bill Henry, un altro più sconosciuto, che veniva un po' più vecchio anche di lui, che veniva dalle big band, veniva da un altro ambiente, e riusciva a scrivere una canzone che, per come la vedo io, ha segnato davvero la nascita del rock and roll. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 10, 11, 12, 12 o'clock, rock. We gonna rock, rock, rock tonight. Rock, 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 overnight. Rock, 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 rock tonight. We gonna rock, 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 rock tonight. Rock, 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 rock tonight. Rock, 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 rock tonight. Rock, 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 rock tonight. Thank you.
signori e signori, grazie ancora di tutto, noi siamo giunti praticamente alla fine del nostro show. Siete stati stupendi, non possiamo far altro che ringraziare ancora la Pastorella Blues per questo bellissimo invito. Ci hanno anche rimpinzato la pancia come dei re, quindi non possiamo altro che essere felici. Grazie veramente di tutto a tutti, siete stati stupendi. Vi ricordo che ci sono qualcuno dei nostri dischi, un po' di cartoline, un po' di adesivi, insomma veniteci qui a trovare, saremo felici di conoscere ognuno di voi. Grazie! Grazie ancora!